Eccomi qua, direttamente dalla fortezza delle scienze, anzi delle scemenze, di Mister Hermet in allestimento. Parlo un po' della Superbike della MotoGP. Quando non ci sono temi interessanti, allora ci si dedica alle cagate. Di solito nel giornalismo funziona così. Ma funziona così anche quando ci sono temi troppo delicati. E non si è preparati a parlarne, oppure non se ne hanno le palline o gli strumenti perché si è stati a dormire. Tralascio la farsa della MotoGP ridicola clownesca del Sachsenring. Le moto sono così diverse fra loro che quattro di queste potrebbero anche andare all'autogrill a farsi un giro e tornando riprenderebbero il resto della griglia in due giri. È offensivo per gli altri team e rider, è pericoloso, non è onesto, non è sportivo, non è motociclistico. Ok, essere comprimari dichiarati e lenti per contratto, per regolamento, è un termine che avevo già usato, ma a tutto c'è un limite. E le due Honda, le due Yamaha, potrebbero partire anche da casa che vincerebbero. Niente contro Marquez e Company, non mi interessa chi di questi quattro vince, ma questo non è un mondiale, è un bimarca, o meglio, è un quadrangolare con innesti occasionali di passanti a seconda delle cadute. Gli altri rischiano la vita per niente. Per niente perché non vincono e perché la maggior parte di questi non solo non prende soldi, ma paga anche per correre. Tornando alla Superbike, invece di scandalizzarsi per la cazzata di fare due mini gare aggiuntive da 7 giri, ho capito perché la prima di 7 giri, ma non la seconda, pur conoscendo il regolamento, a differenza di chi ci racconta le gare in TV. Dicevo, due gare da 7 giri che sono pericolosissime perché sono una esplicita licenza di strafare per tutti coloro che non hanno niente da perdere. Invece di pensare a questa minchiata, ci si concentra sull'incidente, fra Barrier e Hidon. Incidente di gara. Tutti a parlare di motociclismo maschio fatto di carenate virili, non è sport per signorine, non è sport per fighetti. E poi la prima carenata che va storta dopo 80 filate lisce, tutti lì a frignare. L'incidente fra Hidon e Barrier, che ci ha fatto sudare freddo perché ovviamente è stato anche brutto, spettacolare, eclatante, non è niente di più che un contatto di gara. Ovviamente il tutto è stato enfatizzato dal fatto che Barrier esce da un coma, rimediato però con un incidente d'auto, per il quale poi è stato dichiarato adatto a correre, e enfatizzato dal fatto che sia stato fermo al suolo per qualche secondo, cosa che gli ho già visto fare, devo dire, anche se ogni pilota reagisce come crede a un incidente, ha il diritto di spaventarsi, controllarsi, sollevarsi, prendersi i suoi tempi. Per il resto, dicevo, i due si sono toccati e come stabilito immediatamente dalla direzione gara per traiettorie diverse, non c'è stato niente da rilevare. Forse addirittura qualcosina di più c'era da discutere sul contatto Lowe's-Buzz. Punto. Disappunto invece per le dichiarazioni sin troppo feroci di Barrier, è una mia personale opinione, che non riporterò, e per quelle sin troppo fredde e professionali di Hidon, che non riporterò, e le quali potrete leggere da stasera su qualche sito britannico, così mi è stato detto. Barrier è una persona splendida e pilota comunque corretto, generalmente, che ha avuto episodi simili lui stesso varie volte, esempio con la Marra, e quindi sa molto bene che è facile trovarsi da una parte o dall'altra della situazione. Sono le corse, ovviamente, certo, poi ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, alla sua situazione, in qualche modo è anche giusto e anche rispettabile. Ovviamente chi non va alle trasferte, e fa di tutto per nasconderlo, deve trovare un motivo di risveglio dopo, facendo vedere, che fa l'ispettore Clouseau, l'investiga dopo. Come dire, non sono andato, ma vigilo, vigila sto cazzo. Questo è uno. L'altro, sito ormai collezionista di buchi, tipo quello del Retiro Aprilia, che invece ha confermato Melandri, è maestro nella gestione degli stessi. Aggiunge delle cose quando gli altri hanno già detto prima di lui tutto il necessario, facendo vedere che sa una cosa in più. Si chiama gestione del buco. I vecchi giornalisti lo sanno, anche i vecchi blogger lo sanno, però fanno un po' più di dignità. Non è che c'è sempre la sindrome dell'arrivare per primi, rischiano di dire cagate quando non lo si fa. Levando Osiris del motociclismo microfonato e scritto, bastava andassero alla gara. Io che con un po' di punti in panza non ci sono andato, ho fatto una cosa che qualunque persona normale, con un minimo di dignità, senza diciamo atteggiamenti da diva, avrebbe fatto. Avrebbe dovuto fare. Ho telefonato a chi c'era. Non è stato difficile, c'era solo Paolo Gozzi. Una volta tanto, invece di parlare di figa o di pallacanestro, lui me ne parla sempre, nonostante gli dica che non me ne frega niente, della pallacanestro intendo, gli ho chiesto: che è successo? E lui: sono andato in race direction già a lui e mi hanno detto che non c'è nulla da rilevare.
come quando si è in curva a Siena, c'è la partita, è inutile che tifi, insomma lì poi mi sono, come al solito, ho chiuso. Cioè. Nonostante il contatto di gara, tutto ok, costava tanto una Skype call, non costava niente. Però la chiusura del cavo non porta, del caso non porta a un cazzo di niente. Quindi uno che è in pensione fa articoli con titoli equivoci alla cronaca vera, l'altro che indaga ed è sempre protagonista anche quando rimane a casa in giacca e cravatta, indaga, ci penso io. Vado a fondo alla faccenda, a costo di alzare l'aria condizionata e di non curarmi più le basette per le prossime 48 ore. Ecco, a fondo ci è andato un'altra volta. Tutti a chiedere ad una parte sola. Cos'era successo? Ma nessuno ha chiamato Hildon, io non ho chiamato nessuno dei due pur avendo rapporti personali con entrambi, perché non c'era da chiamare nessuno. Capisco le reazioni di entrambi in quanto piloti. Ha parlato la race direction, che è quella che conta in casi di questo tipo qui. Nessuno ha riferito cosa ha detto la race direction, o meglio, ne hanno riferito inventando. Fare le dive, i divi, rende di più. Il problema vero è che Hildon, questa volta è lui che ha avuto un incidente, quindi non si poteva andare a sfrugugliare Badovini. Guida una bimota, la bimota va forte, è in testa al mondiale costruttori Evo, se esistesse, fa delle doppiette, vince delle gare, diciamo, virtuali. E Badovini è secondo a 12 punti da Salom, con 20 punti in più di Canepa. Hildon invece è quinto, con 15 punti più di Barrier. Il fatto che non siano punti virtuali è una anomalia che è stata già sanata da una deroga, ossia facendoli partecipare. Quindi non bisogna rompere troppo le palle. Una volta stabilita la deroga, bisogna stare muti. O protesti, non partecipi, fai casino, ti rifiuti, oppure basta, non puoi mugugnare tutte le volte. Chi dice che non sa come comportarsi quando vede le bimota, mi dispiace, ma si nasconde. Se sei più veloce, le superi. Se sei più lento, stai dietro, che tanto è uguale, visto che non prendono punti e non ti rubano niente. Ma io andavo a prendere quell'altro, se avessi, se lo andavi a prendere, vuol dire che sei più veloce, allora lo superi. Il resto è, secondo me, un po' pretestuoso, è un po' cercare alibi, un po' fuffa. Chissà perché Salom non rompe i coglioni, perché è davanti. O forse perché Salom è fatto in un altro modo, non lo so. Anche io, se non mi fossi operato, sarei andato a Laguna, lo dico a tutti, invece mi hanno operato per forza e mi sono mangiato il biglietto, l'ho messo nella pipa, questa qui proprio. E l'ho fumato. Telefono a chi c'è. Mica mi vergogno io. Uno che c'è, lo conosco, ho il privilegio di poter avere un contatto, mentre magari uno da casa non sa, non c'ha il numero, non ha la confidenza. E fa, lo chiama e dice, senti, oh, ma che mi dici? Non ti dispiace dirmi che... E quello te lo dice, non è che pensa, cioè, non è che è invidioso, almeno nel caso specifico. Più che altro il tema da approfondire è la bimota, ce la farà? La bimota che nel frattempo debutta al BSB con Ponson. E se non ce la fa, nel caso, di chi è la colpa? Visto che le moto vanno sin troppo forte, non certo di chi fa le moto, però questo non è un problema. Di chi è la colpa? E soprattutto, Dorna chiuderà definitivamente anche l'altro occhio? O faranno tutti dietro front, faranno delle figuracce? Cosa succede? Buttiamo tutto al cesso questa cosa qui? Ecco, su questo tema, le dive del giornalismo che si citano facendosi le pippe a vicenda con tanto di scambio mano non dicono nulla. E invece toccherà parlare anche di questo. Ovviamente avendo delle informazioni, non inventandosele o facendolo dei titoli in un modo e dei pezzi con dentro tutt'altro, spesso il nulla.